Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo qui per fare il FIFA pronostico di Atalanta-Juventus. Si gioca, come già sapete, al Atleti Azzurri d'Italia, Bergamo. E dunque, vediamo cosa fare, cosa farebbe, cosa farà Massimiliano Allegri. Quindi andiamo per logica. Si parla di una panchina per Milan e Pjanic. Adesso metto Barzagli, ma solo per semplificarmi il cambio, per mettere in campo Rodrigo Bentancur. Dovrebbe tornare Khedira, non è sicuro. Io faccio così, metto Emre Can perché secondo me è la cosa più probabile. Attenzione perché si parla di una panchina per Cristiano Ronaldo, ma onestamente conoscendo Allegri secondo me non farà così. Ah, sicuramente dobbiamo togliere ovviamente Cancelo per mettere De Sciglio che tra l'altro sta facendo delle partite pazzesche. Altro cambio che si vocifera, dentro Benatia e fuori Bonucci, dunque questa dovrebbe essere la formazione. Io aggiungo un altro cambio che secondo me è probabile, cioè Perin per Szczęsny. E adesso cominciamo dunque. Io Ronaldo lo tengo dentro perché secondo me alla fine gioca. Ah, ho messo la maglia grigia, questa qua della Juve, questa sa color sabbia perché secondo me la Juve sarà la maglia che utilizzerà domani la Juve. Pensate se dovesse per caso non giocare Pjanic, cosa si inventeranno i suoi detrattori perché. Alla fine adesso sembra che Pjanic sia un incapace quando in realtà è uno dei migliori centrocampisti del mondo. Hanno avuto il coraggio di dire che con la Roma ha fatto una brutta partita quando è stato oggettivamente forse il migliore in campo della Juve insieme a Mandzukic e De Sciglio. Eppure, Qui vi parla Piero viene Ciparla, vi do il criticato. benvenuto per questa sfida Ho con messo il pallone me, c'è Stefano arancione e ho Merlo. Ciao sbagliato, Stefano, vabbè, fa ciao Piero, un niente. saluto a tutti gli amici all'ascolto. È iniziata dunque Per il match di oggi scendono in all'Atleti campo Azzurri d'Italia. Atalanta e Juventus. Ecco l'11 iniziale dell'Atalanta. Si schierano con un classico 3-5-2, modulo che all'occorrenza può trasformarsi 5-3-2 in fase di ripiegamento, ovviamente se si abbassano gli Parte esterni di l'Atalanta, ma centrocampo. Non a caso hanno riusciamo elementi bene a sulle fasce in grado di giocarla. dare un buon contributo sia in fase di spinta. Hanno Gran palla, attenzione gran per palla è portarsi in buona! vantaggio. Una Palo! parata in Palo palo. clamoroso di Emre Can. Interviene e spazza via. Mannaggia, che occasione che ho sprecato. Può far partire il Ronaldo. cross. Ha provato Ronaldo Ronaldo. alto. Ha sfiorato un gran gol qui, pallone che non è passato troppo distante dalla traversa. Conclusione a cui è mancato Che palo, solo che un pizzico palo. di fortuna per insaccarsi. Sarebbe stato un gol da favola. Attenzione agli ospiti, al loro attacco pazzesco, il migliore del campionato. I loro attaccanti possono fare male in qualsiasi momento, finora lo hanno dimostrato abbondantemente. Mi aspetto altri gol da loro oggi. Può correre lungo la fascia. Occhio al movimento dei compagni. Attenzione all'Atalanta che prova a La mette in mezzo. giocarla. Gol. Risultato che si sblocca subito dunque, grande Vantaggio partenza. Atalanta. Hanno sorpreso la difesa avversaria attaccando fin dai primi minuti. Bel gol tra Pazzesco. l'altro, Che ritmo! Bel E gol. questo gol potrebbe cambiare il tema Bell'inserimento. tattico È della gara. dubbio, C'è dubbio. stato il È tocco del gol. portiere, non abbastanza evidentemente per evitare il gol. Froiler. Si 1-0 riparte dunque per dunque con i l'Atalanta. nerazzurri in vantaggio. E sarà Fallo canto su di punizione. Mandzukic. E quasi quasi provo a tirare, tanto Ronaldo alla fine tira sempre. Parte Ronaldo fuori. Visto i risultati, non credo che calcerà anche la prossima. Ha colpito davvero male la palla, che è terminata Tra l'altro partita lontanissima che dai palchi da oggettivamente porta. temo tantissimo questa, ve lo dico proprio papale papale. Anche nella realtà, perché Atalanta gioca un calcio veloce, un calcio che mette in difficoltà quasi tutti. Ferma È l'azione, recupera il pallone, vero che la mettendosi Juve ha la sulla forza traiettoria per poter giusta. vincere a È Bergamo, stato però fermato dal difensore. sarebbe bello Paulo vincere a Dybala. Bergamo in modo Juve che da prova l'avanzata. godersi poi il posticipo. Attenzione a Attenzione, Mandzukic. Mandzukic, Mandzukic 1-1. Mandzukic! Il gol di E dunque, nel Mandzukic! FIFA pronostico continua questo momento È una eccezionale di nuova Mario squadra favorita alla vigilia, Mandzukic. lo stanno ampiamente dimostrando. Finora hanno tenuto 1-1. saldamente in mano il pallino del gioco, come testimoniano anche il maggior numero Al di gol di Froiler conclusioni ha verso la risposto porta Mario avversaria. Mandzukic e adesso Hanno bisogna andare a cercare la pareggiato vittoria. dunque 1-1. Cercano il buco della difesa avversaria. Lo ferma, ma non controlla. Paolo Dybala. Dybala. Il tocco Cross dentro. è buono, Traversare mamma che si mia, perde senza all'ultimo. possibilità. Alexandro, Attenzione a Ronaldo CR7. fermato. Zapata.
ci sono metri per andare. Efficace qui la pressione, riconquistano palla. Dybala, tiro di Dybala, gol pazzesco! Pazzesco, gol di Dybala, la Juventus passa in vantaggio col gol di Dybala. Un gol veramente pazzesco. Non ne ricordo molti altri così potenti. Un gol veramente pazzesco. Guardate, è rientrato e ha calciato una minella portentosa, angolatissima, imparabile per Berisha. Ce lo rigodiamo, questa perla di Paolo Dybala, gol veramente pazzesco. E Juve in vantaggio. Bisogna andare sempre molto attenti nella marcatura. Si ricomincia con l'Atalanta che adesso deve reagire. Gomez, Zapata. Prova in porta. Attenzione all'Atalanta che va ancora al tiro. Gol del pari. Bel tentativo dell'attaccante, che meraviglia. Non era facile trovare la porta da lì. È mancata un pizzico Matuidi di precisione. Spinge Matuidi, palla per Ronaldo. CR7. Ronaldo dà un'occhiata in mezzo, Ronaldo prova, va a tirare, Ronaldo calcio d'angolo. Potrebbero incrementare il vantaggio sfruttando a dovere questo tiro dalla bandierina. La batte Dybala, il calcio d'angolo, il pallone in mezzo. Quindi l'azione d'attacco. Messa fuori. Chiellini, Emre Can. Cristiano. 1-2 con Cristiano Ronaldo, Emre Can dentro. Mandzukic, Emre Can, miracolo di Berisha. Davvero una miracolo di Berisha, che parata. Occhio al cross di Dybala. Cross non proprio bello di Dybala, poi verso Chiellini, mette fuori Berisha, Alessandro ancora, Alessandro tira lui, è ancora calcio d'angolo. E ora un dominio. Pallone che è uscito, corner per la Juve. Altro calcio d'angolo, Berisha di pugni, Chiellini mette giù, arriva lo stop sbagliato però ed è rimessa laterale per la Juve. Ha spazzato via e concesso il fallo laterale. Ronaldo contro Masiello, lo salta, il cross, Mandzukic anticipato. Il difensore che allontana. E ora Duvan Zapata. Gomez. Gomez, Duvan Zapata. Ottima chiusura di Benatia. Che recupera. Occhio, cerca l'area di rigore. Palla dentro, attenzione, cerca Ronaldo. Ronaldo ancora in area di rigore. Ronaldo cerca 1-2. Ottima chiusura difensiva dell'Atalanta. Che si sta salvando. Poi palla buona, altra grande miracolo. Grande miracolo del portiere. Berisha ha oggettivamente salvato finora l'Atalanta. Attenzione Ronaldo, di spizza! 3-1. E come ho detto, non lo sostituisco Ronaldo. E alla fine è la mossa giusta. 3-1. Il replay ci mostra il gol appena realizzato da lei. Ha rubato il tempo ai difensori avversari. È saccata. Ottimo il calcio d'angolo battuto per la destra. Sono riusciti a superare la difesa avversaria. Siamo 3-1. E magari non finirà così. Arbitro che manda le squadre. Finisce il primo tempo. Dunque il gol di Ronaldo. Ha messo due gol. Tra l'altro l'ha passato in vantaggio. Stavo anche perdendo. Ma poi grande furia offensiva della Juve. 3-1 in questo primo tempo. Deron. Capisce tutto Benatia. Pallone interessante. Bella azione della Juve. Mandzukic. No. Che errore davanti al portiere. Ha una buona occasione. Fallo laterale. Matuidi. Bentancur. Alessandro. Può metterla in mezzo. Lancio fuori Matuidi misura, ancora Dybala, Berisha, Mario Mandzukic, 4-1. Sono stati bravissimi. E anche qua grande giocata di Paolo, di Matuidi Dybala. Ma bisogna annusare la pericolosità dell'azione. Lui c'era lì davanti, si è fatto trovare pronto al momento giusto. Continuano a regalare grande calcio, gol, e non hanno intenzione di fermarsi. Mandzukic, i padroni di casa si preparano. Occhio al pallone. Mandzukic, Ronaldo sbaglia, l'Atalanta ancora, l'Atalanta, Ronaldo l'appoggia. E sono 5 i gol della Juve. Onestamente non credo mai poi mai che la Juve vincerà con questa facilità a Bergamo. Però intanto oggi stiamo facendo quello che vogliamo.
E doppiata di Dybala. Sono convinto che Dybala domani farà una grandissima partita. E allora, poi entriamo nella testa di Allegri per i cambi. Tra l'altro, mi sono portato dietro Cuadrado e Bernadeschi che non giocheranno. Secondo me, mi ha messo dentro Sami Khedira. E boh, basta. Questi qua i cambi. Teniamo questi cambi qua. Due straordinarie doti. Un altro ottimo passaggio. De Rond. Zapata. Chiellini. C'è cambio in vista per la squadra di casa. Probabilmente l'allenatore non è soddisfatto. Ne sono schierati in campo i suoi uomini, Pier. Cristiano Ronaldo. Douglas Costa. Douglas Costa, Aiuda tra l'altro, è a calciare il fresco. gol. Douglas Costa prova il tiro deviato. Sarà angolo. Ha lasciato partire una botta impressionante dalla distanza. Terminata fuori no, dal suo. come fai a rimessa dal Sarebbe stato un fondo? gol È spettacolare. pazzo. Fortunato qui il portiere. Vabbè. L'aveva già battuto. Gomez. Il recupero della Juve. Tra l'altro Chiellini sta facendo una gran partita anche oggi Cristiano Ronaldo virtuale, in ma sta posizione facendo delle defilata. prestazioni assurde La anche mette nel bene dentro reale. Cristiano Ronaldo. Douglas Costa 6-1. La piazzata nell'angolino basso. Ha freddato il portiere con questo tiro di precisione Diciamo che è troppo all'arco. facile Splendido gol. questa partita, nel senso che C'è stato il è andato blocco del veramente bene portiere, tutto. non Gran palla di abbastanza, Ronaldo qua, evidentemente, per gran evitare cross. il gol. Sbaglia a non uscire Berisha. Douglas Costa che arriva ad appoggiare il pallone in rete. Ovvero È un 6 a incontenibili, 1 continuano a cercare il dominante gol e a della Juve. trovarlo. I tifosi di casa sembrano ammutoliti di fronte alla prestazione degli avversari. Sì, Pier, sono stati inferiori in ogni zona del campo, non sono riusciti a opporre un'adeguata resistenza. Il recupero della Juve. Adesso cominciamo a giochicchiare un po' anche L'allenatore noi, della perché squadra di sennò. casa sta per effettuare cambi per la sua formazione. E secondo me Il la risultato scelta ha preso giusta, una al piega momento abbastanza giusto, Pier. netta, che secondo me In non accadrà, verticale sotto domenica, trascosta. cioè, sia Ci sono chiaro. metri per i giocatori della Juve qui. Gran tiro. C'era solo la potenza in questo tiro. Mira completamente sballata. Ci ha provato, dai. 72esimo, ormai le due squadre attendono il fischio però, finale. Male, Col dominio C'è aria di bianconero cambio. a Bergamo. I padroni di casa si preparano al cambio. Bello. Sì, Pier. Vediamo cosa decide il tecnico per la sostituzione. Benatia. Benatia per Perin. Perin. Bentancur. Ancora Bentancur. Buona la lettura difensiva che interrompe l'azione in un momento interessante. 600 secondi da giocare ancora. Rimessa laterale ancora per la Guadagnano Juve, una ormai rimessa siamo a laterale. 10 minuti alla fine. Direi che Desciglio. questo FIFA Una partita pronostico dominata fin qui da una sola squadra, difficile il ribaltone finale. Portiere che risponde presente e salva la propria porta con un intervento di ordinaria amministrazione. Sicuro qui, molto bene. Non si è lasciato battere da questa conclusione. Buono l'anticipo del difensore. Prova la botta. Palla respinta dal difensore. Ormai non c'è neanche granché da palla dire su questa partita. Sul corpo del difensore, si 6 a 1, ricordiamo. Cioè, ve lo ripeto ancora, scosta, non pensate. Attenzione, presente, rovesciata! E il portiere dice di no, straordinario. E sto dicendo, non pensate che domani sia così. Che mercoledì sia così facile. Io ve lo dico già subito. Bene, qui il Dopo farò i video chiudo, pronostici e ve lo posso anche palla. dire, se avete visto i video pronostici. È una partita che io temo abbastanza, provato, temo più questa che la partita, temevo più questa che la partita con la Roma, Prossimo eccetera. Mezzo. Pallone spazzato via bene dalla difesa. Ci sarà un nuovo calcio d'angolo a disposizione. Cioè, una delle partite che temo di più questa. Occhio al pallone in mezzo. E si salva. Sono andato giù sulla linea. Per un attimo, Piera, avevo già gridato al gol. Tre i minuti da recuperare. Si è immolato signor, sulla qua linea tre di porta, minuti. Evitando il peggio e salvando il risultato. Chiedo a Matteo Barzaghi quanto manchi al termine del match. Ultimo giro di Prova l'infilata, palla per Mandzukic, che poi allarga Douglas Costa, ancora per Mandzukic. Gol.
Forse fuori gioco. Gioco fermo, tutto sì, fermo. Fuori gioco. La segnalazione dell'assistente. Annullato il settimo gol alla Juve. Non si può nemmeno parlare di gol annullato, visto che l'arbitro l'aveva già fischiato prima che l'azione proseguisse in rete. Occhio al suo movimento. Attenzione, pericolo. Annullato il gol di Mandzukic. Oggi il gol più pesante sicuramente è stato quello di Paolo Dybala, che nel momento di maggior difficoltà ha ribaltato il risultato con una magia. Finisce qui dunque a Bergamo. Questo FIFA pronostico finisce 6-1. Mi accontenterei di vincere con un 3-1 domani a Bergamo. Anzi, sinceramente, mi accontenterei di vincere a Bergamo, perché è una partita, come ho detto 300 volte, ma è una partita tutt'altro che facile. Beh, ragazzi, a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento con i prossimi video del canale. Ciao!